La solidarietà dalle marche all'Ucraina per aiutare Alina in fuga dalla guerra. La paura, quella di Simone Traini a Scolano nella troupe del TG1 minacciati col Kalashnikov. Sabato, la manifestazione per la pace a Roma con ampi Legambiente e CGL. La CISL si sfila, sbarra nelle marche, ci vogliono atti concreti. In diminuzione contagi e ricoveri tra le vittime e il virus in ritirata, resta ampio il divario in intensiva tra vaccinati e non vaccinati. Il maltempo nelle marche, neve in collina, pioggia sulla costa, temperature giù, il freddo è un arrivo dalla Russia sul fine settimana. Ben a questa nuova edizione del nostro telegiornale di TV Marche in onda anche via streaming sul nostro sito internet tvmarche.it sulla pagina Facebook della nostra emittente ad aprire alcune storie che arrivano dall'Ucraina, la paura e la solidarietà. Partiamo dalla solidarietà quella di Alina e di Ondina, la prima in fuga dall'Ucraina, la riparano i bunker, famiglia al seguito, la seconda... Rumena le ha messo a disposizione casa per salvarle la vita, un'amicizia che è nata nelle Marche e che ora vive via social. Il racconto è quello di Andrea Fiano. Vediamo. Alina. Alina. Ciao Alina, sì. mi senti carissima? No. Sono Ondina. Co sì, sì. Come stai? No, Come state? Adesso tranquillo, tranquillo. Non, non c'è paura adesso non c'è serene, non c'è soltanto okay. tranquillo. Non sì, c'è la sirena, va sì. bene, va bene, sono contenta. Avete trovato il posto dove nascondervi? Sì, ho trovato il genero, ho trovato mio figlio, eh, ho scoperto uno. Sotto fabbrica c'è il bunker. Ah, c'è il bunker? E c'è posto, posto per tutti? Sì, c'è tanto posto, magari. Eh, no. Eh, Voi? No, tanto, tanto. Aha. Quanti siete, Alina? Che eh, andate noi, lì eh, in quella fabbrica? Eh, fabbrica? Eh, sei persone a noi. Mie Voi come famiglia? famiglia? Sei persone. Ondina e Alina si conoscono da anni. Si sono conosciute a Falconara, dove vivono. Ondina è romena, agli occhi vispi, ma preoccupati perché la sua amica Alina era partita per l'Ucraina per le feste di Natale. Poi ha avuto dei problemi di salute e ricorsa a un ricovero, rimanendo due settimane in convalescenza. Nel frattempo la guerra è scoppiata, l'aeroporto di Ivano Frankowski bombardato e tornare in Italia impossibile. Rimasta bloccata con tutta la famiglia, due nipotini di 5 anni e 6 mesi, Alina ha cominciato la lotta per la sopravvivenza. Ogni giorno, fuori dal cancello della sua casa, vengono consegnati pacchi, a sorpresa, con viveri dentro. Alina, però, non si sente più al sicuro, sebbene si trovi lontano dall'epicentro dei bombardamenti. Ha trovato un bunker, sotto una vecchia fabbrica. Ora, due notte serena. paura, certo. È più paura come è scuro fuori. E i bambini, i nipotini come l'hanno presa Lina. Noi eh, eh, noi sempre spiegato come sta vicino, noi eh, mio figlio sempre sopra eh, mettere coperta per aiutare il bambino, no così. I nostri uomini, mio figlio, anche altri, eh, vuole aiutare, andate a controllare fuori eh, strade. Dicevi che hanno preso Dice... le vostre divise dei soldati dell'Ucraina così per confondervi un pochino, per avere paura? Sì, sì. Pronta con Zaini in spalla e famiglia al seguito a mettersi in cammino verso La Speranza, che si chiama Roman, la città della Romania dove è nata Ondina. Lì dove la sua casa ha già promesso che servirà a ospitare Alina e la famiglia, in fuga, lontano da sirene e bombe e dalla propria Ucraina. Sono tre giorni di cammino per arrivare, ma ha detto che conosce, che sa che ha sentito no? la città, quella che è più vicino, la dogana Siret, per arrivare poi a Suciava e di seguito da Suciava, un'ora e mezzo di macchina sono a Roma dove abito io c'è la casa dei miei genitori anche mia sorella c'è una, una villetta che potrebbe ospitare 10-15 persone sì. questa è una storia di amicizia e di solidarietà invece la paura è quella di Simone Traini che è un operatore tv a Scolano al fronte con la truppa del Tg1 minacciato in diretta con i Kalashnikov il suo racconto a Laura Mela vediamo Irrompono queste forze speciali ucraine e ci, ci buttano a terra perquisendoci, eh, puntandoci i fucili Kalashnikov, Kalashnikov te in testa, eh, ginocchia sulla schiena. Lui è Simone Traini, 37enne marchigiano, originario di Ascoli Piceno. Accanto il collega Mauro Folio, milanese. Entrambi lavorano per un'agenzia di produzione televisiva di Ascoli Piceno, impegnata in Ucraina su incarico della RAI. Dallo scoppio della guerra, la troupe di Simone si trova lungo la linea del fronte ucraino, a pochissimi chilometri dai combattimenti. Dietro la firma di Stefania Battistini, storica inviata del TG1, c'è la sua mano. Telecamera in spalla, Simone racconta da giorni con le sue immagini i bombardamenti, i posti di blocco, il dolore e la violenza. E ieri, questa violenza è toccata anche a lui e alla sua troupe. Aggrediti nella loro camera d'albergo pochi istanti prima della diretta con Raiuno, perché sembra confusi con spie russe. Ci tenevano a terra, fermi, immobilizzati. Dopo un'ora tra chiamate in ambasciata e traduzioni varie, ci, ci, ci rilasciano. Chiedendoci anche, anche scuse. Tornerà a casa dopo questo episodio? Assolutamente no, rassicura Simone. Continuerà a raccontare il fronte più estremo della guerra in Ucraina e come lui molti altri tecnici e operatori che rischiano la vita solo per informarci. E poi la guerra vista nei corridoi delle università tra collaborazioni, amicizie, alla prova appunto di quanto sta avvenendo. Il racconto di Linda Cittadini. Vediamo. C'è molta attenzione perché c'è una comunità sia di studenti ucraini che russi, quindi ehm, diciamo, stiamo cercando di monitorare che, non, insomma, che non, non ci sia nessun tipo di tensione anche grazie eh, al supporto delle forze dell'ordine. Dunque, anche le università fanno i conti con il conflitto in corso in Ucraina. Da sempre luoghi di scambio, condivisione, conoscenze e ricerca. I campus sono incroci di vite e comunità da tutto il mondo. E anche i luoghi del sapere possono fare la propria parte, come spiega il rettore di Unicam, Pettinari. Ho messo a disposizione 15 borse di studio per studentesse e studenti ucraini, ho dato la disponibilità ad accogliere docenti che provengono dalle università ucraine che in questo momento non possono là svolgere il proprio lavoro, so già che la prossima settimana arriveranno qui alcune studentesse e le accoglieremo nelle nostre strutture, sarà per noi una gioia poter fare... Piccole cose, però qualcosa per loro. Abbiamo, credo, qualche studente di dottorato russo, ma diciamo, nessun problema all'interno dei nostri lavoratori. Non c'è mai stato. Insomma, è, è... La scienza, da questo punto di vista, unisce e aggrega molto. Molto di più di quanto non facciano più, più o meno come fa lo sport. Per il rettore dell'Università Politecnica delle Marche la situazione attuale per certi versi è un riavvolgere il nastro ai tempi più duri della pandemia. Abbiamo da un lato studenti eh, russi e anche ucraini. E dall'altro abbiamo non studenti in Ucraina, ma li abbiamo nei paesi eh, limitrofi. E quindi abbiamo contattato tutti i nostri studenti in Erasmus chiedendo cosa vogliono, cosa vogliono fare e cercando di intervenire anche in relazione a quello che la Farnesina ci dice. È una situazione che ho già vissuto tremendamente sotto la pandemia, quando avevamo circa 200 studenti, oltre 250 studenti in giro per il mondo. Ci torneremo tra poco, chiaramente a parlare di Ucraina, ma adesso il punto sul Covid. Prosegue la discesa del tasso di incidenza cumulativo nelle Marche. È arrivato a 584 su 100.000, ieri 589, mentre si registrano 1.502 nuovi casi, secondo i dati dell'osservatorio epidemiologico. La positività è al 41,6% dei test analizzati, la provincia di Ancona totalizza, lo vediamo anche in grafica, 416 nuovi casi. Seguita da Pesaro Urbino con 277, macerata 263, Ascoli 244, 64 casi da fuori regione. Il contagio interessa soprattutto le fasce di età, 25-44 anni, seguita dai 45-59 anni. Si conferma anche il calo dei ricoveri del numero di pazienti negli ospedali, oggi segna Meno 10, in particolare nelle terapie intensive ci sono due ricoverati in meno per un totale di 19 persone, percentuale di occupazione del 7,4%, in area medica 173 pazienti, percentuale di occupazione al 16,8%, 13 le persone nei pronto soccorso delle Marche con un nuovo ingresso nelle ultime 24 ore, le dimissioni sono 18. Tra le vittime invece nell'ultima giornata si tratta di un uomo di 72 anni di Monte Giorgio, di un 78enne di Falconara e di una donna di 87 anni di Fano, tutti con patologie pregresse dall'inizio dell'emergenza. Il totale di decessi nelle marche sale a 3.612. Cambiamo ancora pagina, il freddo in arrivo dalla Russia si fa sentire nelle marche con il fine settimana caratterizzato da temperature rigide con quota neve attorno ai 400 metri e diffuse gelate nell'entroterra. Sulla costa sono previsti rovesci, i venti saranno tesi, più forti nell'entroterra, mare molto mosso. Ad ora torniamo a parlare delle iniziative in Italia rispetto all'invasione dell'Ucraina. Domani una manifestazione a Roma organizzata da CGL, Lega Ambiente, Ampi, si sfila. La CISL, il segretario Sbarra oggi nelle Marche dice ci vogliono atti concreti. Vediamo. La CISL è per la pace, la CISL è a sostegno del popolo ucraino, senza sé e senza ma, ma non condividiamo il principio della neutralità attiva. Ecco, noi vogliamo partecipare, non essere neutrali equidistanti. Dobbiamo invece lavorare per costruire insieme le condizioni di una vera pace. Così il numero uno della CISL sulla manifestazione in programma sabato 5 marzo a Roma lanciata da Europe for Peace, il sindacato. CISLino non ci sarà, essere neutrali è un concetto troppo ambiguo, ribadisce Sbarra al tredicesimo congresso della CISL delle Marche a Colli del Tronto che ha visto la riconferma di Sauro Rossi al vertice regionale e della segreteria con Cristiana Ilari e Marco Ferracuti. Esserci per cambiare le marche, dice lo slogan che diventa imperativo con le difficoltà alla Lasciate dalla pandemia e prima dal sisma del 2016. Ora ci sono anche i venti di guerra alle porte dell'Europa. Ma c'è anche la grande opportunità dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Poi bisogna considerare anche le nuove situazioni che emergono, come la bolla inflazionistica che è indotta dall'aumento dei costi dell'energia, che sta mettendo in difficoltà molte imprese e molte famiglie. Nello stesso tempo curare l'oggi significa andare incontro alle esigenze soprattutto delle persone più in difficoltà, pensiamo ai non autosufficienti, ma pensiamo alle persone che fanno fatica a trovare il lavoro o lo perdono. In prospettiva serve impegnarci per dare quella che noi chiamiamo l'impronta sociale allo sviluppo sostenibile, interventi sul tema dell'innovazione, della digitalizzazione, della sostenibilità ambientale, dell'inclusione sociale farebbe bene Regione Marche ad aprire subito un dialogo e un confronto con le parti sociali per costruire insieme le dinamiche legate ai tanti investimenti che dovremo fare con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In tema sanzioni alla Russia c'è anche un SOS, quello di Paolo Silenzi, presidente di CNA Marche che mette in guardia sull'ultima Stretta appunto le ultime sanzioni. Sistema Moda e legno già in difficoltà. Dice dal 2014, occorrono sostegni il racconto di Laura Meda. Vediamo ci appelliamo ovviamente al governo, ci appelliamo all'Europa, ci, ci appelliamo alla politica che possa, ecco, dare dei ristori a, a perlomeno a quei distretti dove la percentuale appunto di export nei comuni di quel mercato è alta come lo è magari penso al distretto Calzaturiero, mercato del Fermano Maggioreatese, penso al mobile per quanto riguarda Pesaro eccetera eccetera. Chiede aiuti e ristori il presidente CNA Marche Paolo Silenzi. Le sanzioni nei confronti della Russia, spiega, non fanno altro che peggiorare un sistema già in grande difficoltà e già costretto a pagare un prezzo altissimo dopo l'embargo verso la Russia deciso nel 2014, dopo l'annessione della Crimea. Prima del 2013 noi esportavamo 750 milioni di euro la regione Marche nei confronti della Russia. Oggi siamo arrivati a 230-240, abbiamo perso il 62%. È ovvio che l'incidenza dei mercati russi per alcune regioni è meno, ma per altre aree sono molto più impattanti e molto più incidenti. Pensiamo ad esempio all'export calzaturiero, l'internazionalizzazione che noi facciamo proprio in quei mercati, arriva al 60-70%. Insomma, se l'economia italiana può attutire il colpo, non si può dire lo stesso per quella marchigiana, in particolare per quanto riguarda il distretto del mobile e poi soprattutto per quello della calzatura, che rappresenta da solo il 33% di tutto l'export italiano verso la Russia ristori dunque per i settori penalizzati direttamente dalle sanzioni ma anche in favore delle imprese indirettamente danneggiate dal nuovo inevitabile aumento dei costi delle materie prime contenere le materie prime è quasi impossibile in questo periodo i ristori non sono sufficienti per non determinare un aumento di prezzi quindi di non competitività in certi casi da parte delle nostre imprese marchigiane. Quindi quello che dobbiamo fare è, è appunto è, è sostenere queste imprese. Anche il governo digitale dell'Europa dovrebbe trovare una situazione il prima possibile. Intanto un messaggio a sostegno del popolo ucraino arriva dai portuali di Ancona che per oggi hanno organizzato un sit-in. Ci racconta tutto Andrea Fiano. C Ho dei colleghi che hanno delle compagne o mogli ucraine, quello sì, e quelli sono più preoccupati di tutti perché hanno ancora i parenti. In Ucraina, quindi sai, la situazione oramai questa è uno. è particolarmente lo vedo molto teso, molto... perché c'ha il fratello della moglie in guerra. Se non sono ucraini di nascita hanno comunque un legame affettivo parentale con il paese assediato dagli attacchi di guerra della Russia. Saranno pur pochi dentro i cantieri CRN fincantieri nel porto di Ancona, ma sono comunque operai e i metalmeccanici sono solidali. Preoccupati del conflitto, hanno deciso, nonostante il maltempo sul capoluogo, di scioperare e radunarsi a Porta Pia per far sentire il loro dissenso e la voglia di pace. Noi oggi siamo qui per dire che è assurdo che nel ventunesimo secolo ancora si risolvano le, le controversie internazionali con la guerra e a rimetterci sono sempre i popoli. È per questo che noi chiediamo fortemente che l'Europa si attivi con politiche volte a trovare una soluzione a conflitto. Poi c'è la preoccupazione per le possibili ricadute anche sui due cantieri CRN Fincantieri. Da una parte l'ipotesi che gli operai dell'Est Europa delle ditte d'appalto dell'indotto possano lasciare il posto di lavoro per andare a combattere da riservisti, dall'altra c'è il rialzo del costo delle materie prime e dell'energia, un fantasma che alleggia su buste paga, commesse e occupazione. In cantiere siamo molto preoccupati perché soprattutto le ditte dell'indotto provengono da Dell'Est e potrebbe essere imminente richiamo, un richiamo alle armi come riservisti. In cantiere, noi abbiamo anche diversi no. ordini con russi ucraini, però noi abbiamo fatto un incontro in settimana non ci hanno rassicurato che non ci sono problemi per il momento. Eh, il rischio c'è, c'è non solo nel settore della navalmeccanica ma c'è anche nel settore metalmeccanico in generale perché con l'aumento sconsiderato ovviamente dell'energia elettrica è chiaro che avremo, avremo delle ripercussioni sui posti dell'oro da qui a qualche settimana. La cronaca in un sequestro del 21 novembre scorso. I carabinieri recuperarono 25 kg di droga a San Benedetto del Tronto. Oggi la chiusura del cerchio in un'operazione in più regioni portata avanti dai militari di Pescara. 10 le misure cautelari personali in carcere e varie perquisizioni nelle province di Pescara, Chieti, Ascoli, Piceno e Pesaro Urbino per le Marche. Sono stati sequestrati in totale 28 kg di droga, tra eroina, cocaina, hash e marijuana, per un valore di circa 800.000 euro. Cambiamo pagina, parliamo di musica. Protagonista questa sera con le audizioni live di Musicultura in diretta su TV Marche, digitale terrestre e canali social a partire dalle 21. Sei le nuove proposte in concorso anche questa sera. Caspio, Lorenzo Disegni, Effenberg, Sofia Rollo, Valerio Sturba e De Morbelli. Le audizioni andranno avanti eh, fino a domenica 6 marzo. In tema di spettacoli, Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame, opera immortale che rivive con colui che è considerato uno degli eredi di Fo, vero Mattias Martelli, di Scena domani, sabato 5 marzo, al teatro Panettone di Ancona. Vediamo. Deboto, in del cielo impiegnito di stele e dei filamenti, tutto delusi. Tra mille inciampi, questa stagione del teatro Panettone va avanti anche con appuntamenti molto importanti e molto interessanti, tra cui quello del prossimo 5 marzo. Avremo una chicca importantissima ad Ancona, Mattias Martelli, che è l'erede di Dario Fo e porterà proprio uno spettacolo qui al Teatro Panettone di Ancona, Il primo miracolo di Gesù Bambino tratto da Mistero Buffo per l'appunto di Dario Fo e Francarame. Eh, L'era la stella cometa. Che Il verso... primo miracolo di Gesù bambino, una delle giullarate più famose di mistero buffo, capolavoro di Dario Fo e Franca Rame, che verrà portato in scena al Teatro Panettone di Ancona nello spettacolo diretto dal regista Eugenio Allegri e interpretato da Mattias Martelli, racconta l'emigrazione di Gesù e della sua famiglia da Betlemme a seguito delle stragi di Erode e dello stesso processo di integrazione del piccolo Gesù. Un testo dunque di grande attualità, costruito con mirabile paradosso comico. La wow. forza di andare sul cavallo giorno e notte che aveva dei, dei bullion. È una unicità per le marche. L'unica data per tutte le marche la portiamo qui noi ad Ancona al Teatro Panettone. Vi aspettiamo. Come si può prenotare? Si può prenotare tramite il sito dell'AMAT oppure comprare direttamente i biglietti qui ad Ancona al negozio Casa Musicale oppure al numero del Teatro Panettone. Chiudiamo con una bella notizia, Valentino Rossi è diventato papà, nella notte all'ospedale di Urbino è nata la bimba Giulietta, figlia del campionissimo della MotoGP che si è ritirato la scorsa stagione di Francesca Sofia Novello, il papà ha assistito al parto. Ed ora noi ci fermiamo per questa edizione del telegiornale, vi lascio le altre rubriche, vi ricordo che notizie e video li trovate sul nostro sito internet tvmarche.it. A voi grazie di averci seguito. Arrivederci alle prossime edizioni.